Storie italiane. Piccole donne. Questa storia narra le avventure di una famiglia composta da quattro simpatiche sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy. Vivevano in un piccolo villaggio, in una piccola casa. I loro genitori erano poveri, ma le quattro sorelle non avevano mai preteso nulla che i loro genitori non potessero soddisfare. Meg era giovane, bella e molto saggia. Jo era un maschiaccio e voleva diventare uno scrittore. Beth era timida, gentile e generosa. Amy era la più piccola, la più bella di tutte le sorelle. Tutti avevano un legame molto forte tra di loro. Tutti gli abitanti del villaggio ammiravano il loro modo di vivere e tutti li chiamavano piccole donne. Un giorno, un soldato si recò nella loro casa per avvertire il loro papà che a causa della guerra civile è stato chiamato alle armi. Ho una lettera per te. Sei stato chiamato per partire. Combatterai nella guerra civile. Muoviti, preparati. La famiglia era molto triste. Oh, papà! Per favore non andare! No, figli miei, devo andare. È importante combattere per il proprio paese. Quando tornerai? Tornerò prima dell'autunno. Smetti di piangere. Meg, prenditi cura di loro. Sì, papà. Dicendo questo, il loro papà partì assieme al soldato. Pochi giorni dopo, a causa degli effetti della guerra, la famiglia iniziò a soffrire. Non avevano abbastanza soldi per comprare la spesa. Meg, sto cercando di lavorare sodo, in modo che io possa guadagnare abbastanza soldi, ma è molto difficile. Non preoccuparti, mamma. È solo questione di pochi giorni. Tutto andrà bene quando papà tornerà. Ma fino ad allora dovremo resistere. Non capisco perché le persone fanno le guerre. Oh, mamma! Un giorno ricevettero una lettera dall'ufficio dell'esercito che annunciava... Che cosa dice? I funzionari ci informano che papà è stato ferito gravemente durante la guerra. Lo hanno ricoverato e vogliono che qualcuno sia con lui per prendersene cura. Oh, dovrò andare lì! Ma come posso? Ho bisogno di soldi per il viaggio. Come posso fare? Non preoccuparti. Inizia a prepararti per il viaggio. Ci penserò io. Joe uscì di casa. Quando tornò la sera, aveva dei soldi tra le sue mani. Prendi questi, mamma. Questo denaro sarà sufficiente. Da dove hai preso questi soldi? Ho venduto i miei capelli ad un buon prezzo. Oh, Joe, hai perso i tuoi bei capelli. Non preoccuparti, mamma. Ma Joe, avremmo potuto pensare a un'altra soluzione. Perché l'hai fatto? Non ti preoccupare, cresceranno. Oh! Joe non riuscì a dormire quella notte. Stava piangendo silenziosamente nel suo letto. Era notte fonda. Meg posò la sua mano sulla spalla di Joe. Joe si voltò e vide la sorella Meg seduta accanto a lei. Così Joe abbracciò Meg. Non ti preoccupare, tutto andrà bene, vedrai. Dopo che la loro madre partì per l'ospedale, le quattro sorelle si prendevano cura della loro casa. Tutte insieme pulivano, cucinavano e nello stesso tempo si divertivano. Un giorno, Beth si ammalò. Aveva la febbre alta e tremava dal freddo. Tutte e tre le sorelle si prendevano cura di Beth, ma la febbre era persistente. Tutti erano molto preoccupati. Dovremmo chiamare il dottore. E il costo? Come pagheremo la parcella del dottore? Noi non abbiamo del denaro. Io ho qualche centesimo. Non sono abbastanza. Lascia stare, guarirò presto. Vado dal dottore. E per i soldi? Pensiamo prima a guarire Beth. Quel giorno nevicava. Joe corse velocemente e raggiunse la casa del dottore. Gli spiegò la situazione. Il dottore accettò e si diresse verso la loro casa. Ah, l'ho visitata. Ha la febbre, certamente. Non vi preoccupate, lei guarirà presto. Oh, grazie mille, dottore. Ma io... Ma cosa? Dottore, in realtà... Parlate!
Ditemi, perché esitate? Dottore, non abbiamo soldi per pagarla. Ci dispiace. Può visitare ancora Beth. E così? Non c'è niente di cui preoccuparsi. La guarirò sicuramente. Questo è il mio dovere. Prenderò i soldi quando ritorneranno i vostri genitori. Grazie di cuore, dottore! Il dottore diede alcune medicine a Beth. Le sorelle si presero molto a cura di lei. Beth migliorava, ma tutta un tratto cominciò a pensare a sua madre. Mi manchi, mamma. Dove sei? Per favore, torna a casa. Ho bisogno di te. Per favore, vieni a casa. Beth, per favore, non piangere. Tornerà presto. Non ti preoccupare. Le invieremo subito una lettera. Sì, tornerà presto a casa. Nello stesso istante, la loro mamma entrò in casa. Erano tutti felici di vederla. Oh, mamma! Mammina! Mamma! Oh, figlie mie! Come state? Sono così felice di vedervi. Anche Beth era molto felice di vedere sua madre. Non preoccuparti, cara. Mi prenderò io cura di te. Da quel giorno, la mamma si prese cura di Beth. Così che la piccola guarì in pochi giorni. Quando arrivò l'inverno, Meg era preoccupata per la famiglia. Mamma, quando tornerà a casa papà? Ha avuto un grave incidente. Si è rotto una gamba, ma adesso è fuori pericolo. Tornerà molto presto, tesoro mio. Meg, stai tranquilla. Mamma, mi manca tanto. Lo so, cara. Vorrei che nessuno affrontasse simili difficoltà nella vita. Non importa, mamma. Questi tempi difficili ci hanno insegnato molto. Abbiamo capito quali sono le cose davvero importanti nella nostra vita. Hai ragione, Meg. Qualche giorno dopo, era la vigilia di Natale. La mamma e Meg, in qualche modo, riuscirono a procurarsi un albero di Natale per la loro casa. Ma anche la piccola Amy voleva un regalo. Babbo Natale, quest'anno voglio un vestito nuovo. Io desidero trovare il principe dei miei sogni. Desidero un grande pianoforte. E tu che cosa desideri, Meg? Io desidero festeggiare questo Natale tutti insieme. Ben detto, cara. Nel giorno di Natale, tutti erano tristi, poiché nessuno dei loro desideri si avverò. Erano deluse, ma non si lamentarono di ciò. La giornata andò così male che non avevano abbastanza soldi per comprare la colazione. Proprio in quel momento sentirono bussare alla porta. Chi potrebbe essere? Chi è? Chi è? Vado a vedere. No, Amy, aspetta. La porta si spalancò e tutto a un tratto videro il loro papà. Così tutte le ragazze si precipitarono per abbracciarlo. Papà! Oh, le mie piccole donne, quanto mi siete mancate! Questo è il miglior regalo di Natale che abbiamo mai ricevuto! Grazie, Babbo Natale! Le quattro piccole donne erano entusiaste, perché insieme festeggiarono un bellissimo Natale.